purtroppo, chiamiamolo ufficiale, perché i singoli ufficiali hanno dei canali, per esempio il singolo poi viene mandato alle radio, il CD mandato alle radio, il video viene speso un po' più di denaro per fare delle cose fatte in grandi, anche perché insomma oggi se devi passare su MTV devi passare tra un video di Ricky Martin e uno di Shakira, quindi devi avere comunque dei prodotti abbastanza professionali. Quel video lo è, ma è un, come chiamiamo noi, uno street video, ovvero un video fatto con due lire, fatto per il web, fatto in collaborazione con MTV Mobile, ma in teoria non è un singolo, cioè, quindi non ha tutta quella vita promozionale che c'è dietro invece a, c'è stata dietro per esempio a Nessuno Perfetto, a Vivi Prendirà. E con quale artista internazionale nazionale che non avete portato? Con Maradona. Onestamente noi piace fare le cose con le persone con cui instauriamo un certo tipo di rapporto amichevole. È più probabile che si finisca a fare una serata di macello piuttosto che una canzone insieme alle persone. Esatto, anche, allora, se si può fare uno supergruppo, questo supergruppo è Maradona, Tema e Azzerro. Però non cantano, fanno tutt'altro. Allora questa sera si scoprirà il Summer Song 2009, perché dovrebbe vincere la vostra canzone? Allora, come dice il titolo, nessuno è perfetto, quindi anche il vincitore del Coca-Cola Summer Song non deve essere perfetto. Chi meno perfetto di tutti? Come dice Maria? Benissimo, in bocca al lupo ragazzi, a presto e a presto. Direi più lungo, vai bravo.